Quattro ristoranti, il mio viaggio nelle cucine italiane. Un solo obiettivo, aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante. Quattro ristoranti in sfida, quattro categorie da votare. Location. C'è troppa roba. Il tovagliato, se può vedere. Menù. Pesto da 10, non altro da dire. Io questo non lo do manco al cane. Servizio. Mio padre ha detto che qui non c'è la panna, quindi non c'è la panna, hai capito? Conto. Non è veritiero. Due secondi piatti non l'ha scritti proprio. Un voto da assegnare da 0 a 10. Da questa stagione assegnerò anche un bonus. 5 punti a un solo ristorante per una categoria speciale scelta da me. Non arrivo. Ma non basta. Con il mio voto posso confermare o ribaltare il risultato. Nulla è ancora deciso. Per il vincitore, 5.000 euro da investire nella propria attività. Facciamo che ti metto allo specchio e ti parli. Potevi darmi 7, maledetto. Quattro ristoranti, parte la sfida. Sono sulla torre che ruota intorno alla città doppia, quella alta e quella bassa, Bergamo. Una città antica e sempre piena di turisti che vengono qui e vogliono mangiare i piatti tradizionali. Perché a Bergamo polenta, casoncelli e salame sono sacri. Ma oggi i ristoranti storici di Bergamo si accontentano ancora di servire i soliti piatti? O propongono qualcosa di contemporaneo? Innovazione, tradizione rivisitata, cucina moderna? Io sono qui per scoprirlo. Quattro ristoratori bergamaschi hanno deciso di sfidarsi a colpi di pranzi e cene per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante di cucina bergamasca contemporanea. Ristoranti e ristoratori, preparatevi, sta per iniziare la sfida. No. Il primo ristoratore in sfida si chiama Paolo e si definisce un bergamasco doc. Sono Paolo, tutti mi chiamano anche Paolone, sono il proprietario insieme a mio fratello Andrea del ristorante Benigni Ambulatorio Gastronomico a Bergamo, ai piedi di Città Alta. Bergamo è una città molto difficile, bisogna sempre stare un po' attenti, mai esagerare dal punto di vista della ricerca, ma fare sempre piatti che sono facilmente percepibili, semplici e soprattutto buoni. Vincerò perché siamo bergamaschi, amiamo la nostra terra, però pensiamo che Bergamo possa guardare anche al futuro e al mondo che la circonda. Ciao Paolo, ciao. Come stai? Sto bene. Beh? Non sei una, ma sto bene. Beh, volevo parlarti in dialetto, così per entrare in intimità. Non è facile, non è facile. Sali. Grazie. Paolo, ti definisci un bergamasco doc? Assolutamente sì. Proponi una cucina rivisitata però. La cucina ha bisogno anche di essere ripensata con l'attenzione anche verso l'esterno. Però la base di partenza è sempre la tradizione che ci ha insegnato nostra nonna. Molto bene Paolo. Il secondo ristoratore si definisce un oste. Si chiama Marco ed è un tipo molto particolare. La sua è l'osteria più antica di Bergamo. Sono Marco, sono titolare dell'osteria Tregoppi. Io sono un tipo estroso, penso di essere simpatico, da 1 a 10, 11. I miei dipendenti dicono che ho un brutto carattere, ma non è vero, perché ce l'hanno loro e non io. Io mi definisco oste perché i miei genitori erano osti tutte e due e sono proprio, diciamo, nato come oste. Bel bianchino, bello fresco, della casa. Facciamo una cucina bergamasca un po' più ormai elaborata come tutti. Secondo me la vinciamo. Ciao Marco. Ciao, ciao, ciao. Ti saluto come un amico bergamasco. Talude. Talude. A bordo. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Marco, quanti anni ha la tua osteria? È del 1700. Ormai è considerata la più vecchia di Bergamo. Immagino che siano venute figure importanti da te. Sì, sì, è venuto il grande Donizetti, ci sono stati tanti artisti, c'è tanta gente anche adesso. Bene, è arrivato il momento di conoscere il terzo sfidante, Alessandro, un bergamasco 2.0.
sono Alessandro, sono il gestore del ristorante La Tana. Gestisco questo ristorante in famiglia, qui io mi occupo della sala e della gestione nuda e cruda. In cucina mi definisco Bergamasco 2.0 perché amo prendere spunto dai piatti della tradizione e utilizzare prodotti locali per poi incuriosire. Il mio locale è un po' burbero, un po' accogliente. Quanto me c'è questo gioco, questo equilibrio tra queste due condizioni. Vincerò perché sono un bergamasco diverso da tanti miei colleghi. Ciao Alessandro. Ciao. Tu sei il bergamasco 2.0. Esatto, in persona. A bordo allora. Ciao. 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 Piacere. Alessandro. Marco. Ciao, piacere. Alessandro. Ciao. Alessandro. In cucina cosa significa un bergamasco 2.0? Significa comunque attingere da quello che è il territorio, ma guardare un attimino oltre, per cui assimilare un pochino le influenze che arrivano da fuori. Bene, adesso andiamo dall'ultimo ristoratore in sfida. Anche lui si chiama Paolo e la sua filosofia di cucina è basata sugli elementi semplici. Sono Paolo Chiari, lo chef e proprietario del ristorante L'Alimentare in Bergamo Alta. Facciamo una cucina solo esclusivamente bergamasca. Sono ricette che in parte mi ha tramandato mia nonna, quindi sono proprio quelle vere che si facevano in casa. Questi sono i veri casoncelli DOP. La novità è nella presentazione dei piatti e anche nella ricerca degli ingredienti. A me la mia cucina piace così, con pochi ingredienti, senza troppe aggiunte che coprono i sapori. Tutti vediamo la tradizione nello stesso modo, ma poi a qualcuno la polenta piace più morbida, a qualcuno piace più dura, ognuno interpreta la cucina come meglio crede. Vincerò perché nelle mie visite negli altri locali non ho mai trovato un'interpretazione come la nostra. Siamo a Bergamo Alta, in pieno centro storico. La sfida sulla cucina contemporanea bergamasca inizia da L'Alimentare di Paolo. Alessandro e tre ristoratori sono pronti per la prima ispezione. Ristoratori, ci siamo. Siamo di fronte al nostro primo ristorante, il ristorante di Paolo. Guardiamo l'esterno, cosa ci racconta? Mi dà l'idea di un ristorante moderno, anche se leggo tipico ristorante bergamasco. Marco, ristorante chic, turistico? Turistico. A me purtroppo piace poco perché ha fuori tanta pubblicità, menù. Paolo! Buonasera Alessandro. Paolo. Benvenuti. Paolo. Ciao. Paolo. Paolo è indubbiamente un personaggio. Piacere. Con questo barbone che un pochino gli invidio. Ristoratori, inizia la sfida. Siamo alla ricerca del miglior ristorante di cucina bergamasca contemporanea. Vi ricordo che in palio ci sono 5.000 euro da investire nelle vostre attività. Alla fine di ogni cena dovrete dare il vostro voto da 0 a 10 per le 4 categorie. Location, menu, servizio e infine il conto. Vi ricordo inoltre un bonus da 5 punti che darò a uno di voi per una specialità che vi accomuna tutti quanti. La polenta. Ristoratori, a voi l'ispezione, io e te Paolo andiamo in cucina. Andiamo. Cosa ne dite? Ma decisamente per me è una bella location. L'unica cosa che potrei dire a mio parere personale sono gli scaffali. Ha adoperato molto acciaio sui scaffali, ecco, io quello l'avrei fatto tutto in legno. Le sedie in plastica è un'altra cosa che io non sopporto. Su quello siamo d'accordo. Rispecchia il suo stile di ristorante. Mordi e fuggi. La seggiola scomoda invita comunque la gente ad alzarsi. Piccolina e colma di attrezzi. Per forza, qui nel borgo storico non hai spazio, quindi te lo devi sfruttare tutto. Vedo che è tutto a induzione. Come mai? Essendo nel centro storico non c'era gas quando siamo arrivati 11 anni fa e ho iniziato con delle piastre a induzione e mi sono trovato molto bene. Naturalmente ti devi organizzare. E cosa intendi per ti devi organizzare? Ti devi organizzare perché devi reimparare a cucinare con quel tipo di calore. Io la tavola la trovo un po' povera, la carta sia per quanto riguarda il runner che quanto riguarda il tovagliolo. Non è bello più d'olio le carte. Più da bar che da ristorante o osteria. Ho qualcosa da dire sul tavolo in realtà. Ha dei tavoli molto belli, vissuti, datati, che ha voluto imitare con dei tavoli di nuova costruzione che faccio fatica a contestualizzare l'idea. Che tipo di polenta fai? Eccole qua. Questa è la gialla che usiamo, questa è bramata. Bramata. Questa è bramata leggermente integrale. Quello che abbiamo scoperto è che alcune farine di qualità hanno il germe di grano. Se lasci il germe di grano, con l'induzione ti si incolla tutta e il risultato che tu ottieni non è la polenta bergamasca. Esatto, quindi diventa tutto molto più colloso e non è bello da vedersi e da mangiare. Sono molto, ma molto curioso di assaggiare la tua cucina.
La location dell'alimentari è risultata piacevole nel complesso, ma non hanno convinto i ristoratori alcuni elementi nello stile dell'arredo e la poca cura nella mise en place. Ristoratori, la nostra prima cena cucina contemporanea, bergamasca. Buonasera, Paolo. Buonasera. Eccoci qua. Benvenuti. Benvenuti. Vi presento mia moglie che è il vero capo di tutto. Come sempre. D'altronde sempre. Le famiglie. Posso lasciarvi i menù? Ci mancherebbe, sì, grazie. Eccoci qua. Buona lettura. Grazie. Cosa me ne pare, Paolo? Vedo tante cose. La proposta cartacea mi sembra confusa. Non trovo un piatto, usiamo un termine tecnico, espresso. Sono tutti piatti con preparazione anticipata, per cui semplicemente da mettere su un piatto e far uscire. Alessandro Della Tana dice che sono tutti piatti che si devono preparare prima. Quando andiamo da lui vediamo che cosa invece... Infatti, cosa intende per espresso. Signori, avete deciso? Sì, Marco, iniziamo da te. Tagliere di prosciutto crudo a menù. Sì. Ravioli, scappinoce. Tagliere misto e poi coniglio alla bergamasca. Io prenderò i casoncelli. Sì. E polenta con i funghi porcini. Baccalà con polenta. E poi gli spaghetti al ragù bianco di salsiccia. Perfetto. Dai Paolo, forza. Via. Scola i casoncelli, molla tutte, scola i casoncelli. Via. Andiamo. Signori, bergamo misto, crudo e melone, i casoncelli, signori, la pasta al ragù bianco. Buon divertimento. Grazie. Buon appetito, signori. Assaggiamo e vediamo come sono. Amore, spia. Spio subito. Alessandro, i casoncelli. Non sono fatti in casa questi casoncelli. Sono casoncelli da raviolificio. Ne sei convinto? Mi. Chiamiamo Paolo e chiediamo? Sì. Vai un attimo al tavolo. Sì. Chiamano. Va Arrivo. Bene. È una cosa che concepisco poco in un ristorante di cucina tradizionale bergamasca. Paolo, Alessandro ha un dubbio. I casoncelli sono fatti in casa o arrivano da un raviolificio? Assolutamente non sono fatti in casa. Ho scelto di fare un po' di cultura al turista che arriva. E l'unico casoncello DOP certificato dalla Camera di Commercio è solo uno a Bergamo e lo fa solo un raviolificio. Un casoncello che arriva da un raviolificio perde di determinate caratteristiche, quindi o te lo prepari da te con le tue manine e il tuo sudore, o se no non farlo. Paolo, al momento come gusto lo trovo buono, il salame poco saporito. Se devo pensare a una cucina bergamasca contemporanea, la presentazione è un po' tanto tradizionale. A me non piace, non è un salame di mio gradimento. Io sono abitudinario del mio e mangio solo quello che faccio fare io. Si litiga parecchio sul salame, è importante il salame. Si dice che qui tutti hanno uno zio che fa il salame più buono. Pasta buona, cotta bene, è sicuramente dei piatti quello che apprezzo di più. L'unico piatto che secondo me aveva un'idea di cucina bergamasca contemporanea. Va bene, aspettiamo la polenta. Mescolate le polente. Speriamo bene. La nostra polenta è diversa. Assolutamente sì. Perché la cucino io. Noi scarpinoci de par, il coniglio con la polenta taragna, baccalà alla vicentina e la polenta con i funghi trifolati. Pietro perplesso. Mettendo così tanta polenta taragna, quindi con l'aggiunta di tanto formaggio e tanto burro, difficilmente si arriva in fondo. La tradizione vuole che si metta la polenta sul piatto e porta bene metterne tanta. Alessandro, la polenta è fatta bene. Usa una farina che io non userei, però... Cosa c'ha questa farina? Allora, ha una macinatura buona, ma manca la parte integrale del chicco, che io amo sentire nel palato. Molto, molto, molto semplice, estremamente tradizionale. Marco, com'è? Lo scarpinò è molto buono, però è un po' troppo condito. Ci mette troppo grano. Ti indebolisce anche il sapore dello scarpinò. Dovrebbe piacere la cucina tanto condita ai bergamaschi. Sì, magari abbiamo gli unici tre a cui non piace. Che non sono bergamaschi per niente. Qua c'è il limite dei due piatti nostri. La polenta taragna e il coniglio. Alessandro, commenta in continuazione. È buono il piatto, non posso dire nulla, ma ha questo limite. Il fatto di assaporare il coniglio che sa di coniglio riscaldato e di polenta taragna che non ha più la freschezza della polenta appena fatta. Sta a mettere i puntini sulle i, un po' sulla consistenza, su quello, sul sapore, insomma. Cosa facciamo? Passiamo ai dolci. Ordiniamo il dolce. Pronti? Tirami su. Il budino al moscato di scanto, la panna cotta alla vaniglia e il semifreddo toroncino e cioccolato. Grazie.
Sui dolci voglio vedere che commento fanno, perché non ci sono dolci nella tradizione bergamasca. Marco, questo vino autoctono bergamasco trasformato in budino, un'idea giusta, contemporanea di una cucina bergamasca? Sì. Io penso di osare un po'. Su tutti il nostro dolce fatto col moscato di scanzo. Quanto? Non so chi lo fa. Ristoratore, secondo voi quanto abbiamo speso questa sera qui? 200 euro. 160. 160 compreso. Beh, 201 euro. Sinceramente pensavo di spendere qualcosa di meno anche sul cibo. Pensavo di spendere meno per quello che si è mangiato sostanzialmente. Sì. Vi porto i taccuini e dovete dare il vostro voto da 0 a 10 per le quattro categorie. Location, menu, servizio e infine il conto. Vado a prendere i taccuini. Alla location ho dato 6 perché io amo molto il legno e qua c'è troppo acciaio sopra i vini. Al menù ho dato 5 perché il tema è la cucina bergamasca con uno sguardo al futuro, che qua non ho trovato. Al servizio ho dato 6 perché è stato un servizio adeguato, giusto. Al conto ho dato 6 perché quello che si è consumato e sono piatti della cucina tradizionale nostra, piatti poveri, mi sarei aspettato di spendere qualcosina meno. Una location postmoderna e una cucina saporita e generosa nelle porzioni. Paolo, un padrone di casa divertente ed eccentrico. Da lui si mangia una polenta taragna bramata, priva della parte integrale del chicco, ma molto condita e gustosa. L'alimentare di Paolo totalizza 73 punti. Giudizio unanime sulla bontà dei piatti della tradizione, ma con poca innovazione. Sarà Paolo a meritare i 5 punti del bonus di Alessandro per la migliore polenta di Bergamo? Restiamo a Bergamo Alta, all'interno delle mura, dove si trova il ristorante La Tana. Alessandro e 3 ristoratori possono iniziare la seconda ispezione. La gara continua. La Tana Enoristoranti. Tradizione o innovazione? No, tradizione, vedi, queste mura, queste case antiche, tanta storia, tanta bellezza. Però il compromesso dei tavoli fuori così, in mezzo alle auto, non è così romantico come il resto, insomma. Avrei fatto un'altra scelta, che è quella di non avere i tavoli fuori. Benvenuti. Pronti a venire da te. Ristoratori, a voi l'ispezione, io e te Alessandro andiamo a vedere le cucine. Andiamo, seguitemi. Lo stile è molto simile al mio. Mi piace il recupero dei materiali, questi tavoli con le basi diverse. Niente è stato scelto a caso e ogni particolare, secondo me, ha un significato. Secondo me va la lavagnetta lì, proprio non ci vorrebbe assolutamente, specialmente in un posto come questo che è bellissimo. Raccontami un po', cosa si cucina alla Tana? Una cucina dove si utilizzano tanti ingredienti del territorio, okay. Si cerca poi di riproporli in una veste più accattivante, mettiamola così. Posso guardare un po' intorno? Controllo un po' i frigoriferi. Parmigiano in busta, spero sempre di non vederlo in una cucina. Comodità. Comodità, eh? Pura comodità. Ho apprezzo lo stile personale, però un po' disordinato per il mio gusto. Le bottiglie vuote messe in vetrina, piuttosto che il quadro appeso in un modo, messo in un altro. Tutto questo mi fa disordine. Alessandro, tu sai benissimo che c'è un bonus di 5 punti dedicato alla polenta. Che polenta usi? Come la lavori? Utilizziamo farina integrale di mais. Quindi c'è il germe. Non... Esatto. Macinata a pietra, con macinatura media. Vuoi sentire? Si deve sentire, okay. La sostanza. La masticazione. I denti. Esatto. Alessandro, vado a tavola. In bocca al lupo. Crepi. Il locale di Alessandro ha diviso i ristoratori. L'architettura tipica delle vecchie osterie contrasta con l'innovativo utilizzo degli oggetti di design. Tradizione e innovazione sarà anche il segreto dei piatti della Tana? Ristoratori, eccoci qua. Seconda cena. Siamo ovviamente nella Tana. Io ieri sera sono stato parecchio puntiglioso, per cui cerchiamo di dare il meglio. Come sempre. Marco, come lo trovi? Carino, simpatico, la carta bella grossa, piatti non in abbondanza ma giusti. Si impegna nella ricerca della contemporaneità della cucina bergamasca. Eccomi. Ci siamo, caro. Paolone. Baccalà mantecato e okay. Poi vado sui casoncelli della bergamasca. Una bella tartare di filetto di puledro con bruschette e scarpinoi da fare. Volevo assaggiare il risotto e poi la guancia di manzo brasata. Di gnocchi. E poi queste costine di vada negra mi interessano. Arrivo subito, grazie. Grazie a voi. Marco, ieri ha voluto assaggiare gli scarpinoci da Paolo e li ha ripresi stasera, per cui è chiara sfida. 5 minuti con tutti, volendo anche di meno. Dai. Eccoci qua. Gnocchi,
baccalà mantecato. Qui c'è il risotto. Tartare di fetto di puletto. Buon appetito. Grazie. Grazie. Ristoratori, ci siamo. L'occhio vuole la sua parte. Lo soddisfano? Mi sembra che le portate siano impiattate in modo molto contemporaneo. Sembra un quadretto. Ascolta, ho portato i piatti. Che vi devo dire? Che Dio se lo mandi buono. Marco, inizio da te, com'è? La tartare di puledro, molto buona. Tagliata bene, diciamo. Non ho mangiato l'uovo, non ho mangiato altre cose perché non mi piacciono insieme alla carne. Preferisco mangiare carne cruda, così com'è. La tartare di puledro, Marco, la preferisce senza l'abbinamento di salse. Sì, ma la tartare non è la battuta. No, la tartare... Allora, se non conosce i termini tecnici, la battuta vuole olio, sale e pepe. Esatto. La tartare vuole tutti gli altri condimenti, probabilmente sulle salse che lui dice. Allora mi ordino una battuta, non una tartare. Il mio risotto è ben mantecato. Forse, personalmente, preferisco il riso un po' più al dente. Quello che non mi è piaciuto era la mantecatura fatta anche con del pesce. Il mio baccalà mantecato nel complesso è buono, un po' asciutto e sa poco di baccalà. Il sapore era coperto probabilmente dalla mantecatura, dal latte, dalla panna, non lo so. Questo non mi piace. Che è successo, Marco? Non sarei quasi neanche capace di dare un giudizio su questo piatto qua, perché non mi piace né il baccalà né quello che c'è sotto nella frittellina qua, questo insieme di sapori frullati, di verdure, queste cose messe insieme, ma sono i miei cibi. Paolo. La carne è molto buona, trovo molto moderno scomporre i piatti e lasciarli ricomporre. Il piatto forse non agevola nel voler crearsi la tartare nel piatto. In realtà il tutto si riduce nel fare una conchetta nella carne, versarci il tuorlo e mescolare. È risolto il problema. Siamo pronti qua? Pronti. Eccomi da voi. Grazie. Abbiamo gli scarpi noccio, i casoncelli, il guanciale di manzo con la polenta, le costine di pata negra con la salsa barbecue e le patate viole. Buon appetito. Grazie. Un appunto prima del piatto è il fatto che le posate siano macchiate e siano state messe al contrario da uno all'altro. Sam, ti leggo il nastrino, la destra e la sinistra, porca. Le posate a destra vanno, non a sinistra. Lo sa anche mio nonno. La base della base della base della base della base. Son fatto così. Poi il poco tempo e l'adrenalina porta ad essere un pochino più aggressivi, se vogliamo. Scarpino buono. Sì? Condito bene, c'ho bella presenza, buono, veramente. Fatto in casa? Basta. Alessandro. Ciao. Sai che ieri sera c'era quel dubbio sulla pasta fatta in casa, pastificio. Ok. È nato lo stesso dubbio al tavolo. Scarpinocci fatti no, in casa? No. Scendiamo subito, Baccherito, subito questo dubbio. Eccomi. Allora. Mi fai te uno? Questi sono fatti, mi piacerebbe dirvi con le mie mani, ma siccome sono un fannullone, sono fatte con le loro mani. Levati i dubbi, scambiamoci i piatti. Buccettone! Paolone. Guancia con polenta cotta molto bene, cucinata altrettanto bene. Sarei curioso di sapere che mais usa per la polenta. Te lo posso levare io questo dubbio? Sì. Con germe, quindi integrale, e grana media. Ah, ok, perfetto. Un buon piatto. Ci vuole una settimana per prepararla, porca zozza, ci mancherebbe pure quella. Ma che mancheressa che è. Casoncello, un gusto importante di salame. Mi piacerebbe che nel ripieno si sentisse un po' più di dolce dell'amaretto. E dell'uva passa e della pera, che sono gli ingredienti del ripieno del casoncello. Secondo me il raviolo bergamasco è quello che dice lui. Però purtroppo adesso c'è sta innovazione di sti ravioli qua che li facciamo in tutti i tipi. Perché io ho mangiato addirittura un raviolo con del pesce. Cioè, io quello l'avrei ammazzato. Eccoci qua, Alessandro. La tartare di fragole, con la menta, tuorlo al mango, un semisfera con una mousse al mango, un sorbetto al cacao, una torta di ricotta e mandorle. Grazie. Bello. Bravo. Assaggiamo allora. In cucina sono stati bravi. Hanno preparato i piatti come andavano preparati. Sono contento di come hanno lavorato stasera. Paolone. Apprezzo del richiamo dell'antipasto. Trovo lo stesso problema della tartara. Ingredienti slegati, metterli insieme non ci stavano. Ecco qua. Grazie. Ristoratori, secondo voi questa sera la tana qui da Alessandro quanto abbiamo speso? Paolo. 200 euro. 200 euro. Paolone. Intorno ai 190. 190, Marco. Intorno ai 180. 180. Marco ci sei andato più vicino. Abbiamo speso
175 euro. Paolo. Per me è giusto. Anche io lo trovo estremamente sì? corretto. Bene, vado a prendere i taccuini. Alla location ho dato 7 perché il loro gusto è molto simile al mio, però non è il mio. Al menù ho dato 5 perché francamente io di persona non sono fatto tanto per l'innovativo. Al servizio ho dato 4 perché ho notato questa mancanza sulla posizione, sulla pulizia delle posate. Al conto ho dato 6 perché è un conto adeguato a quello che abbiamo mangiato. La tana ricorda le trattorie di una volta. Alessandro è un cultore assoluto della polenta e, al contrario di Paolo, usa farine rigorosamente integrali. La tana di Alessandro conquista 74 punti. Prime schermaglie tra i ristoratori sul menù troppo spinto verso l'innovazione. Incertezze anche sul servizio. La gara tra i 4 ristoratori si sposta ora nel cuore della Città Bassa, dove ad attendere la terza ispezione c'è Marco con la sua Osteria Tre Gobbi, la più antica di Bergamo. Ristoratori, il nostro terzo ristorante, siamo da Marco, antica trattoria dei Tre Gobbi. L'esterno richiama la storia culinaria bergamasca ed è un ingresso che invita ad entrare. Dall'insegna innanzitutto un po' consunta, decisamente vissuta. Questi battenti in ferro, la tendina stessa, sono decisamente molto belle. Uè, ciao ragazzi! Quasi stanco di vedervi, però vi ammiro. Ciao, Marco. ciao. Come stai, Marco? Dottore, ciao ragazzo. Ristoratori, ormai siete veterani. Entrate da Marco, fate l'ispezione e io e te andiamo a vedere le tue cucine. Perfetto. Eccoci. C'è un'atmosfera molto diversa dall'esterno all'interno. C'è un richiamo alla classica trattoria bergamasca. I tavoli grandi e l'invidio creano un'atmosfera accogliente da trattoria. A me diverte tantissimo la decorazione di sta parete. Un pochino sono kitsch anch'io. Siamo arrivati nella nostra cucina. È finita! È finita così, purtroppo. Zona storica, cucinino piccolo. Marco, do un'occhiata ai frigoriferi, controllo un po' la cucina come è messa, vedo che tutto etichettato con data di scadenza di quando è stato confezionato. Trovo di non così buon gusto il soffitto. Ricordiamoci sempre che questa è l'osteria dove veniva a bere Gaetano Donizetti. Sì. La poesia dell'osteria viene un po' disturbata da questo contrasto che c'è fra la prima parte, che ha quel senso di vissuto reale, in questa parte invece centrale che purtroppo non è ricostruita e non c'entra niente. Questa è la nostra polenta classica che la facciamo mettere sotto vuoto. Una grana sottile. Molto sottile, sì. Bramata o integrale? Mista. Ok, quindi tu usi anche il germe interno. Esatto, ce la fa questo signore di chiuduro che ha ancora un frantoio dove la fa ancora a pietra. Marco, in bocca al lupo. Grazie. Osteria Tre Gobbi è un locale pieno di storia, ma con qualche concessione al presente poco apprezzata dai ristoratori. Saranno i suoi piatti a ricreare la magia delle antiche trattorie del passato? Ristoratori, siete pronti? Pronti, sì, pronti. Cosa vi aspettate di mangiare qui da Marco oggi? Vedremo la carta, i profumi però sono della tradizione. Io ieri, sinceramente, è stata la serata... Non ti ha convinto? Che non mi ha convinto nulla. Paolone, c'è contemporaneità, c'è tradizione. Mi aspettavo un legame con la tradizione molto più radicato. Non riesco a trovare un fil rouge tra i vari piatti. E poi la polenta non era dichiarata sul menù. Buonasera. Allora, Marco, ci hai fatto credere per 3 giorni di essere un cultore della tradizione. Ormai adesso abbiamo questo cuoco innovativo e lui mi ha detto, il menù lo faccio io. Tutte le tue parole contano poco in cucina. Non vediamo la polenta qua. Polenta per noi è una cosa obbligata in tutto. Dunque lo potete prendere con tutto. Prendo la polenta rustica con fonduta di blu tunno e salame. A seguire questo... Ganassino di vitello cotto a bassa temperatura. Perfetto, anche questo come contorno alla polenta. Manzo all'olio e assaggiavo l'anatra, le ciliegie e il pistacchio. Alessandro. Carpaccio di manzo con la trota affumicata. Perfetto. Mi sacrifico io con i casoncelli, va. E casoncelli a seguire. A me interessa questa fregola sarda al ragù bianco di Faraone Timo e faraona ripiena al whisky e arancio. Perfetto. Guardalo lì, quello che mi ha sconvolto la cucina è non è bello, è un quadro, è un'opera d'arte. Fuori, via. Eccoci. Regola, manzo all'olio. Grazie. Il carpaccio, salame. Buon proseguimento. Grazie. Se il
piatto sbeccato. Ah, caspita, sì. Fa rustico o fa sciatteria? Il piatto sbeccato non dà l'aspetto vissuto, è un aspetto sciatto. Allora inizio da te. La carne è asciutta, un roast beef stracotto, poco condito. Alessandro. Ha poco senso, volendo guardare, ma è buono. I lamponi non c'entrano nulla. Ho provato ad assaggiarli assieme agli altri ingredienti del piatto, però non era motivo di disequilibrio nel boccone. Sono i nostri sapori della tradizione, però purtroppo faccio il bergamasco. Ossia? Il salame è sempre più buono quello mio e mai quello degli altri. Però qui la polenta non era male. Quello che non andava era il salame. Ho preso del caldo perché questa all'uno è più scuro. La carne non credo che sia carne scelta. Dal partire da come era tagliato, al fatto che fosse spelato, al fatto che non mi è piaciuta il sapore della carne. Alessandro. Il manzo all'olio, faccio fatica a giudicarlo. Decisamente, senza senso. Il signore con i capelli lunghi, con la barba, ha detto che per lui il manzo all'olio è un piatto senza senso. Questo cos'è? Cosa dici? Sei rimasto basito? Diciamo un roast beef stracotto, asciutto, faccio fatica ad esprimermi. Questo è sicuramente un no dal mio punto di vista. Se questo signore, che ho criticato anch'io ieri sera, lo fa per criticare noi, mi va benissimo. Però se lui adesso lo gioca sulla vendetta, quello va. Alessandro, ho visto uno sguardo è terribile, di disappunto. È terribile. Cosa è terribile? Allora, sto salame è pieno zeppo di conservanti. Con un po' di conservanti c'è tutti i salami, se no ti durano niente, scusa. Sull'impasto del salame ho trovato delle parti di cartilagine all'interno, cosa che nel salame bergamasco pressoché inconcepibile. Io questo non lo do manco al cane, diretto nel cestino. Secondo me questo è un gran salame. 25 anni che abbiamo la ricetta di questo salame e mai nessuno ci ha detto nulla, anzi. Signori, casoncello. Grazie. Prego. L'anatra, la farona e per il signore il ganassino. Grazie. Prego. Buon proseguimento, signore. Grazie. Grazie. Sono stato sfortunato stasera, perché io guardo i vostri e sono più appetitosi di quelli che ho scelto. Vedo un po' di confusione. L'anatra è un piatto molto difficile da cucinare e ho percepito un po' di inesperienza. Il mio piatto è ordinato. La giusta quantità di carne, poca polenta per una scelta, a mio avviso, sbagliata, di innovazione. Cioè mettere poca polenta è un'innovazione. E poi stiamo continuando a parlare di innovazione di piatti. Qualche anno fa, quando ero in cucina io, anch'io avevo l'eccesso. Prendevo la casseruola a prendere la polenta. 36 ore di cottura a bassa temperatura, si sentono tutti. Anche stasera devo dire che la carne cotta a bassa temperatura era cotta molto molto bene. Paolone. Arrivo. Deglutisci. Questa polpetta fritta non riesco a capire di che cosa. Questo petto lo trovo un filo crudo. La spuma, non capisco cosa serva. Hanno voluto mettere troppe cose, secondo me. E l'altro affare che era sta spesso in polpetta che non ho ben capito. Ho trovato uno scopo alla spuma. Ah, ok, grazie. Serve per mangiare sta polpetta, che altrimenti sarebbe segatura. Probabilmente Alessandro mi sta ripagando quello che ho fatto io ieri sera. Allora, signori, torta con la frolla, tiramisù, la nostra cheesecake alla capra e la nostra panna cotta al basilico. I dolci mi sono piaciuti, diciamo che hanno riscattato gran parte di quello che era successo prima. Per me è andata bene, io sono contento di te, sono contento di Mattia, sono contento della mia ragazzina qua, del mio ragazzino lì. Secondo voi quanto abbiamo speso qui da Marco? Alessandro. 175. Siamo vicini ai 160. Paolo. 150. Bravo Paolo, 150 e 50 centesimi. Giusto? Giusto. Un prezzo assolutamente in linea. Sì. Alla location 87 perché è una splendida location, è un posto straordinario. Al menù ho dato 7 perché trovo che ci sia stato impegno nel voler cercare di rinnovare, però ci sono delle cose da migliorare. Al servizio ho dato 8 perché Marco è un personaggio. Al conto ho dato 9 perché il prezzo, secondo me, poteva essere tranquillamente più alto. Ai Tre Gobbi mi aspettavo di trovare una tradizione radicata nel tempo. Invece mi ha sorpreso. Il giovane chef osa in cucina e ci riesce.
Marco però mantiene qualche tradizione intatta. Mi è piaciuta l'idea di usare la polenta al posto del pane, come si faceva una volta. Lo terrò presente per i miei 5 punti. Osteria Tre Gobbi totalizza 74 punti, seconda a pari merito con il ristorante La Tana. Marco ha spiazzato tutti con la cucina innovativa del suo chef. La sfida sulla cucina creativa tra i 4 ristoranti di Bergamo si sposta ora nella zona degli artisti, dove ad attendere l'ultima ispezione è il ristorante Benigni Ambulatorio Gastronomico di Paolone. Ristoratori, il nostro quarto e ultimo ristorante. Siamo all'Ambulatorio Gastronomico da Paolone. Allora, la vostra prima impressione all'esterno, Alessandro? Mi ricorda un po' un bistro francese, uno stile che mi piace parecchio. Ambulatorio Gastronomico. Vi piace come nome? No. Perché? Non lo so, ma non mi piace. Troppo moderno per me, io sono ancora quello dell'antica, dell'osteria. Buongiorno, ben arrivati. Buongiorno. Alessandro. Paolone, come stai? Buongiorno, benissimo. Tutto bene? Tutto benissimo. Ristoratori, ci siamo. Oggi si tirano le somme. Fate la vostra ispezione, io e te andiamo a vedere le cucine. Ok. Allora? Mi sembra di essere in un bonbon. Tanto legno, io adoro scaffali. Ma anche le sedie, provala Marco. Sì, sì, no, io mi sono seduto anche comodino, dai. È tutto limitato al posto che c'è. Piccola cucina. Va bene, caro, vediamo se la cucina è in ordine. Beh, la cappa mi sembra super pulita. E queste? Uova. E perché sono qua? Fuori frigo, no? Che c'è scritto? Da conservare in frigorifero dopo l'acquisto. Capita di avere delle disattenzioni. Me ne dispiaccio, la prossima volta staremo sicuramente molto più attenti. In particolare delle lampade, dei fili che penzolano. Questo è un disordine, ma fatto nel modo giusto. La mise en place, la scelta dei bicchieri colorati, il bicchiere da vino importante. Se è bravo tanto nel servizio e in cucina, quanto nell'allestimento del locale, non c'è trippa per gatti qua, ragazzi. Polenta. Questa qua, sì, prego. È una bramata integrale. Qui abbiamo solamente la parte esterna. Esatto, esatto. Ci tengo a dire che aggiungiamo sempre un pochettino di formaggio per renderla un pochettino più morbida. Ok, quindi non ce l'hai mai asciutta classica. Non ce l'ho mai asciutta classica. Paolone, mi siedo a tavola. In bocca al lupo. Grazie, crepi. A dopo. Grazie. L'attenzione per il dettaglio e il disordine organizzato di un ambiente mignon hanno sorpreso i 3 ristoratori. La cucina dell'ambulatorio gastronomico sarà ora in grado di prendersi cura dei suoi ospiti? Ci siamo. Oggi si chiudono i giochi, Quindi, mi raccomando, occhio tecnico, siamo da Paolone. Chiediamo il menù e vediamo com'è questa cucina. Signori, buonasera, ben arrivati. Ciao, Paolone, come stai? Ciao, bene. Vi lascio il nostro menù. Ti ringrazio. Grazie. Grazie. Guardate l'offerta e ditemi se vedete tradizione o se vedete un'offerta un po' più contemporanea. Entrambe. C'è il casoncello, c'è polenta lumache, c'è polenta porcini. Eccoci qua. Eccoci qua, siamo pronti. Buongiorno, benvenuti. Mio fratello. Chef. Come va? Bene, grazie. Chi è il più grande? Io comando. Fantastico. Bene. Alessandro, iniziamo da te. Io prenderei un risotto e moscardini. Sì. E prenderei la poia ripiena. Poia ripiena è una ricetta di mia nonna. Io mi sacrifico con i casoncelli, sì. Poi le lumache. Tapas di polenta e salame, poi assaggiamo i gnocchi di patate ricotta. Va bene. Tagliatelle e le trippette di baccalà. Grazie. Belli decisi, via. Olè. Alla cucina bergamasca. E alla polenta. Risotto, via, ok. Tappa. Eccoci qua. Marco, tagliatelle acciughe parmigiano, risotto e moscardini brasati, casoncelli alla bergamasca. E buon appetito, grazie. E allora mangiamo. Silenzio, silenzio, che devo spiare. Alessandro, risotto. Il risotto ha tanti sapori, ma... In realtà il moscardino passava decisamente in secondo piano a discapito di vaniglia su tutti. Ha bisogno di una giustata. Paolo, casoncello. Casoncello decisamente fatto in casa. Non è un pastificio. Casoncello fatto in casa. Godo. Perché non l'abbiamo fatto in casa? Quindi il nostro pastificio numero uno. Marco, versione tapas ti piace? Sì. Più piccolo, sì. Gestibile. Ecco, gestibile. Per me queste tapas qua sono come mangiare 2 bruschette e nient'altro. Prendiamole come tapas. Mi voglio levare una curiosità. Io ho paura a assaggiarlo. Chef, il risotto. Sì. Non c'è
glutammato, granulare. Metto nel brodo, quando si fa il brodo, un po' di... Ci metti il dado? Lo metto. No. Il risotto, sì, è buono. Però il dado in cucina non si deve usare. C'è un finale, sì, che ricorda il dado. Allora, dove eravamo rimasti? Tapas, Paolo. La formula del tapas mi piace, la polenta però... No? C'è del latte. C'è del formaggio. Mi ha detto Paolone che lui in tutte le sue polente, per renderle più morbide, aggiunge formaggio. I cultori della polenta magari storceranno il naso. No, sbagliatissimo. Per me la polenta, acqua, sale e farina. Basta. Via lo gnocco. Eccoci qua. Poi è ripiena dalla nonna Tina. Le lumache trifolate, le tripette di baccalà, gli gnocchi con l'uovo di quaglia. Io le uova di quaglia non le posso soffrire. Marco è buonissimo, non preoccuparti. No, cioè, ci mancherebbe. Scusami, ma se ci sono le uova di quaglia che tu non puoi soffrire, perché l'hai ordinato? Perché avevate ordinato voi quello. Ah, sei andato per esclusione. Allora, allora faccio assaggiare, se no non ordiniamo. Però ho mangiato il gnocco col fungo fresco, che io adoro, quello mi è piaciuto. Paolo, c'è qualcosa che non va? C'è un odore ammoniaca. Di ammoniaca? Senti, non so se è una cosa mia, che la sento io. Ma... Paolone! Sono qua. È una caratteristica della lumaca, senti... Una domanda, Secondo me sì, no, io l'ho sempre sentita così, sì. Ok. Sì. Purtroppo questo odore inficiava un po' il piatto. Chi è che dice che sente da Paolo Chiari, sta spingendo sulla criticità, la grande. Ho percepito il Paolo un pochettino più puntiglioso, un pochino più rognosetto, secondo me perché aveva un po' paura. Alessandro. Torniamo a noi. Buona gallina, non asciutta, che è il rischio che si potrebbe correre. Mi è piaciuto il voler abbinare alla gallina ripiena quelli che sono tre classici, che sono salsa verde, maionese e giardiniera. Non devono mancare. Allora, l'Alessandro, che era quello che mi preoccupava di più dal punto di vista critico, invece è quello meno pignolo. Quindi uno dei tre l'abbiamo conquistato, secondo me, dai. Marco. La poia ripiena, userei dire. Ripieno non riesco a dargli il voto, perché dolce non mi piace assolutamente. Ripieno della gallina dolce, ma mangiali insieme al resto, tesoro. Ripieno della gallina della nonna Tina, è così. Può non piacere o meno, ma quello è. Dai, veloce, metti via. Via. Crostata con frutti rossi, torta al limone, torta a Donizetti. Grazie. Coppa alle amarene quarantine con un gelato al pepe. Ok, li assaggiamo tutti e quattro. Grazie. Sì. Bene. Dolci sono di vostro gusto. Ristoratori, io direi di vedere quanto abbiamo speso qui da Paolone. Ecco te, Ale. Grazie. Troppo gentile. Paolo. 195 euro. Alessandro. 205. Marco. 200. Abbiamo speso 176 euro. Giusto. Sì? Sì. Giusto. Bravo. Ci siamo. Per l'ultima volta vi chiedo di dare il vostro voto da 0 a 10 per le quattro categorie. Vado a prendere i taccuini. Alla location ho dato 6 perché secondo me è bello fuori, però purtroppo dentro è troppo limitato. Al menù ho dato 7 perché ho trovato rispecchiato quello che è appunto cucina bergamasca contemporanea. Al servizio ho dato 7 perché Paolone si vede che è preparato ed attento, quindi non manca nulla. Al conto ho dato 8 perché mi aspettavo di spendere di più. Io ho voluto premiare un pochino questo equilibrio tra qualità e prezzo. Un ristorantino nel centro di Bergamo, ma con un'aria internazionale. La cucina discreta, ma dimentica un po' la tradizione. Paolone è moderno anche sulla polenta, ci aggiunge il formaggio per migliorarne la morbidezza. Alla fine, quale mi avrà conquistato tra le quattro? Con 83 punti, Benigni Ambulatorio Gastronomico di Paolone conquista la prima posizione della classifica provvisoria. La sua proposta di cucina contemporanea bergamasca è stata in gran parte apprezzata. Ristoratori, è arrivata l'ora di scoprire la classifica provvisoria data dai vostri voti. In questa busta c'è il nome del vincitore, ma per sapere chi è dovete salire in macchina. Io vi aspetto davanti al ristorante del vincitore.
Per i quattro ristoratori di Bergamo è arrivato il momento di sedersi al tavolo del confronto e scoprire la classifica provvisoria. Ristoratori, è il momento della verità. A questo tavolo, finalmente, scoprirete cosa pensa l'uno dell'altro. Per cominciare, volevo ringraziarvi per la vostra ospitalità. Da te, Paolo, ho trovato la cucina tradizionale nella sostanza e contemporanea nello stile. Il tutto molto curato, come la tua location. Il tuo ristorante, Alessandro, devo dire che la tradizione, nella maggior parte dei tuoi piatti, va veramente incontro al futuro. Tu, Marco, sei stata una vera sorpresa. Tanto amante della tradizione quanto rock con la tua cucina, desiderosa di azzardare e innovare. Bravo per la scelta del tuo chef. Infine, sono venuto da te, Paolone, dove ho trovato una cucina innovativa e contemporanea. La cucina di Bergamo con voi è veramente ben rappresentata. È arrivata l'ora di scoprire la classifica provvisoria data dai vostri voti. Iniziamo da te, Marco. Metti la mano sulla cloche. Alzala. Cosa leggi? 74. Qual è la voce più bassa? È il menù, 16. 16. Te lo aspettavi? Sì. Alessandro, quanto è dato al menù di Marco? 5. Mi è piaciuto voler rinnovare da parte dello chef. Di contro, un pochino di stridio, se vogliamo, tra lui e la cucina. Io ero molto, molto attaccato alla mia cucina bergamasca. Ora mi trovo con questo ragazzo qua che, giustamente, lui mi dice: adesso tu, Marco, mi fai un favore, stai un po' fuori dalla cucina e me la preparo io. Però, francamente, io quei quattro ristoranti avrei fatto un menù più bergamasco. Paolone, veniamo a te. Alza la cloche. Cosa leggi? 83. 9 punti in più di Marco sono tanti. La voce più bassa, però, qual è? La voce più bassa è il menù. Marco, quanto hai dato, scusa? Ho dato 5 perché secondo me ci sono dei cibi che io, appunto, tornando indietro con la storia della nostra cucina bergamasca, non li ho trovati come desideravo io. Me lo aspettavo forse da Marco. L'ho visto molto attento nel suo aspetto critico stasera. Veniamo a te, Alessandro. Vediamo. Cosa leggi? 74. Pari merito con Marco. Ex aequo. Sempre a 9 punti di distanza da Paolone. Te lo aspettavi? Per certi versi sì. Perché? Perché, allora, sicuramente c'è stata una grossa sbavatura sul servizio. E la voce più bassa? Sì. Quanto hai preso? 14. Paolo, quanto hai dato? 4. 4. Mi dispiace per Alessandro, ma ho notato io la disattenzione. Le posate devono essere l'ABC, come hai detto tu. Alessandro, hai un'insufficienza sul menù. Secondo te, chi te l'ha data? Marco. Marco, quanto hai dato? 5. Per quale motivo? Cioè, io sono fatto un po' male con i cibi, non c'è niente a fare. Queste robe qua a me non piacciono. Paolo, quanto hai dato tu al menù di Alessandro? Mi devi aiutare, non ricordo, ma il voto potrebbe essere 7. 8. Quella carne che ho mangiato, una guancia, nei 10 piatti più buoni che abbia mai mangiato. E mi trovi d'accordo pure a me. Grazie. Anche io ho dato 8 alla tua cucina. Infine tocca a te, Paolo. Metti la mano sulla cloche, per favore. Dove pensi di essere in classifica? Sopra tutti. Alza la cloche. Cosa leggi? 73. Al momento sei ultimo. Cos'è che non ha funzionato guardando i voti? Ma il menù vedo che è la voce più bassa. 16. Alessandro, quanto hai dato al menù di Paolo? 5. Motivo? Manca una parte più preparata, più cucinata, se vogliamo. Bene, ristoratori, al momento la classifica vede Paolone in vantaggio con 83 punti. Marco e Alessandro a 74, Paolo ultimo a 73. Ora è il momento di conoscere a chi ho deciso di dare il mio bonus di 5 punti. Voi qui a Bergamo siete accomunati dalla polenta e ognuno di voi si è adoperato per renderla speciale. Chi per le farine, chi per le cotture, chi per i condimenti. Dopo averla assaggiate tutte, la mia preferenza va alla polenta di Paolo. Grazie, Alessandro. Complimenti. Bravo. Grazie. Bravo. Con il mio bonus, la classifica provvisoria si modifica leggermente, vedendo in vantaggio sempre Paolone a 83 punti. Paolo ora è secondo a 78 e ultimo a pari merito Marco e Alessandro a 74. Ma nulla è ancora deciso, perché manca il mio voto, che potrebbe confermare
o ribaltare completamente la situazione. In questa busta c'è il nome del vincitore, ma per sapere chi è, dovete salire in macchina. Io vi aspetto davanti al ristorante del vincitore. I ristoratori, su un van dai vetri oscurati, sono ora in viaggio verso il miglior ristorante di Bergamo. Quanto mi avete dato? Voi io ho dato 6 almeno. Io 8. Mi piacerebbe capire la tua sufficienza, che è il 6, boh, lo definirei quasi politico. Ho percepito alcune lacune. Cioè quali? Guardando anche la tartare, ho apprezzato e ho detto bella l'idea innovativa di seguire un filo conduttore tra antipasto e dessert, ma questo aspetto del gioco che forse voi volevate mettere nelle due tartare non è perfettamente riuscito. Un consiglio ad Alessandro: la tartare di Puledro, se metti un piatto con la falda, sì, esatto, la riesci a condire. Ci stavo arrivando ed è perfetto. Era quasi perfetto. Alessandro, tu del mio salame sei stato troppo esagerato, perché francamente questa ricetta di salame è circa 20 anni che la faccio fare ed è una vita che lo servo ed è una vita che lo apprezzano. Io non posso dire che non apprezzi il salame, guai, anzi, di salame ne so un po', tanto. Anche io purtroppo, perché io vengo da uno che mio papà li fa, esatto, faceva. Anch'io ho la famiglia dietro che li, allora, che li fa. Diamoci la mano almeno per il salame. Salamari allora. Bravo, salamari. O si due salami, esatto, chiaro problema. Siamo due salami. Dai, Marco, dai, siamo due salami, oh. Ferma la macchina che scendiamo. Tra i ristoratori continua il confronto, ma ora è tempo di scoprire chi vincerà i 5.000 euro del premio finale. Il voto di Alessandro ha confermato il risultato finale della sfida. È Di Paolone il miglior ristorante di Bergamo. Bravissimo. Complimenti, Paolone! Bravo, bravo. La tua è la miglior cucina bergamasca contemporanea, perché hai sapientemente fuso tradizione e innovazione. Grazie. Ti consegno 5.000 euro da investire nella tua attività. Grazie mille. Cosa ci farai? Prima di tutto le padelle. Padelle nuove. Padelle nuove. Bravo. In assoluto. Complimenti, grazie. Complimenti a tutti voi. Bravi. Grazie. Bravissimo Paolo. Bravissimo Paolo. Bravissimo, bravissimo. La classifica finale, data dalla somma dei voti dei ristoratori con quelli di Alessandro, vede al primo posto il ristorante Benigni Ambulatorio Gastronomico di Paolone. Al secondo posto a pari merito la Tana di Alessandro e l'Alimentari di Paolo, vincitore del bonus. Chiude Osteria 3 Gobbi di Marco.